Una casa di moda italiana, milanese, famosa in tutto il mondo, e un marchio francese che ha fatto dell'eleganza uno dei suoi punti distintivi. Riusciremo a mettere insieme questi due elementi? Beh, Renault c'è riuscita e lo ha fatto con una delle auto più iconiche di tutta la sua gamma. Amici di Motore Online, io come sempre sono Lorenzo Bellini e oggi siamo qui per scoprire la specialissima Renault Clio Moschino. Due marchi che non hanno certo bisogno di nessuna presentazione. La casa di moda Moschino venne fondata nel 1983 da Franco Moschino a Milano, mentre la lusanga di Renault ha ormai una storia che è diventata ultracentenaria. Sono entrambe case che hanno fatto dello stile un proprio tratto distintivo e quindi vediamo che cosa sono riuscite a creare insieme con questa esclusiva Renault Clio Moschino. Le modifiche naturalmente non sono moltissime, però quello che c'è è particolarmente significativo. Naturalmente il logo è stato riproposto in diverse fogge, prima di tutto sul badge laterale che vediamo subito sulla carrozzeria. Questo lo troviamo anche sulla razza bassa del volante. La vera caratteristica distintiva però è l'esclusiva decorazione Black and Gold Moschino, che si trova su numerosissimi elementi della vettura, sia all'esterno che nell'abitacolo. Lo troviamo sulle calotte degli specchietti e persino sulle razze degli esclusivi cerchi in lega diamantati. All'interno invece lo troviamo come decorazione dei profili degli aeratori del sistema di condizionamento. La Renault Clio Moschino ospita anche uno speciale debutto, ovvero il TCE da 75 cavalli di potenza, un turbo benzina che va a sostituire il vecchio 1200 sempre da 75 cavalli. Guidabile anche dai neopatentati, questo motore presenta una coppia massima di 120 Nm disponibile intorno ai 2500 giri al minuto. Una meccanica molto piacevole soprattutto ai bassi regimi, decisamente scattante e comoda da guidare, soprattutto in città. Secondo i dati ufficiali della casa, consumi ed emissioni nocive si assestano rispettivamente tra i 5 e 5,2 litri ogni 100 km e i 118 grammi al chilometro di CO2, rispettando in questo modo le normative Euro 6C. Una collaborazione quella tra Renault e Moschino che in realtà ha radici già nel passato. Una collaborazione Renault-Moda che ha radici nel passato. Abbiamo iniziato nel 2014 con Costume National, Marangoni nel 2015, poi abbiamo fatto la nostra propria collezione che ricordi si chiama Clio Duel e adesso siamo con Moschino. Il messaggio che vorrei passare qui è che l'auto francese, straniera dunque, più venduta in Italia si veste italiano e se lo merita perché visti i risultati... Parliamo di un 11,3% di quota nel segmento, se lo può permettere di diventare italiano, non pensi? Assolutamente sì, ma poi tra l'altro la cosa più interessante di tutta questa operazione è che a differenza di altre occasioni, altri modelli nei quali queste collaborazioni riguardavano solamente poche versioni speciali, in questo caso parliamo veramente di un patto che vale per tutte le Clio che verranno vendute da qui in avanti. Sì, non è una serie speciale, la Clio diventa Clio Moschino. Dunque la Clio non si chiama più Clio, si chiama Clio Moschino. Tutti gli allestimenti sono Moschino, ci sono chiaramente tutte le personalizzazioni sulla vettura, il badge e via dicendo, ma la Clio diventa Clio Moschino. E questo per noi è veramente un passo in avanti rispetto a quello che abbiamo fatto con la moda nel passato. Cioè c'è veramente una sinergia tra i due marchi che va oltre il look, ma c'è anche la sostanza che diventa Moschino. Se volete scoprire la nuova Renault Clio Moschino potrete farlo in occasione del Porte Aperte previsto per il prossimo 17-18 novembre ad un prezzo di listino che partirà da 14.400 euro. E questo per oggi è davvero tutto. Non vi dimenticate di mettere il like a questo video se vi è piaciuta la nostra anteprima e di iscrivervi al nostro canale YouTube. Come sempre, nella descrizione qui sotto troverete il link al nostro articolo approfondito con tutti i dettagli e le caratteristiche.
E come sempre, se volete rimanere sempre aggiornati su ciò che avviene nel mondo delle auto, delle moto e del motorsport, iscrivetevi a tutte le pagine social di Motori Online. Alla prossima prova!